ebook, siccome ebook non è un book, perlomeno non è solo un book, cioè quella è davanti che disturba un altro, no? Che pone dei problemi. Non è un book, e allora che diamine? In alcuni contesti, come nel caso specifico che vi ho citato, uno la intende come un'app, no? È un'applicazione. Alcuni editori si sono mossi in questa direzione, ma non tutti. Io da altro, come tecnico di Salamanca, ho lavorato sia con un pubblico, per esempio, che anche con l'eccellenza, e quindi questo d'altra parte viene anche di tutti i miei, che sono comuni alcune iniziative, anche per il reclutamento della manodopera, diciamo così, è un orientamento che sta andando verso l'adozione dello standard che sia universale, che garantisca interoperabilità, e cioè che non vi costringa a comprare quell'iPad, no? L'iPad con quelle caratteristiche, bisogna vedere anche la risoluzione, non lo schermo. L'ebook non è un book, non è una app, non è neanche un learning object, no? Viene penso che più volte. Magari può contenere un ordine, avere al suo interno un oggetto didattico interattivo, tipo per esempio un'infografica interattiva. Se non è tutte queste cose, va definito cosa è, in che formato deve essere, in modo da riuscire ad essere utilizzabile indipendentemente dal dispositivo, indipendentemente dal sistema operativo. Da chi legge, insomma, perché c'è anche una questione legata, non trascurabile e non è neanche marginale, appunto, dell'accessibilità. Cioè, questi oggetti digitali dovrebbero soddisfare dei requisiti minimi che consentano, oltre a essere liberi di scegliere il dispositivo, consenta anche a chi ha particolari necessità, cieco, di poter fruire